Ci stanno ancora venendo dietro? Sì. C'è solo un uomo? Ci sta guardando? Sta tenendo solamente una mano sul volante? Quando senti un rumore che somiglia a uno sparo, parti. Sei geniale. Di recente abbiamo scoperto l'esistenza di un'organizzazione criminale internazionale con legami con degli ex nazisti. Corre voce che abbiano una bomba atomica. Dobbiamo per forza lavorare insieme per infiltrarci nell'organizzazione. Vi lasciamo a fare conoscenza. Napoleon Solo. L'agente più operativo della CIA. Ilya Kuryakin. KGB, il più giovane a entrare e il migliore dopo 3 anni. L'America si mette a fare squadra con la Russia. Potremmo vedercela un tantino brutta. Il fatto è che lavoro meglio da solo. Anch'io lavoro meglio da solo. Ok, allora ti puoi accodare. Come ha avuto l'invito alla mia festa? L'ho rubato. Quindi è un ladro, spero che indossi la maschera. A volte, ma non quando sto rubando. Non sei un fenomeno sulla questione delicatezza, vero? Starà così per 20 minuti. Non toccare. Non costringermi a metterti sulle mie ginocchia. Vuoi fare la lotta? Non ho detto questo. Si va? Avanti! Aspetta, cowboy! Come agente speciale non è una giornata speciale, eh? Ma queste appartengono a te o a me? Ciao a tutti! Dopo mesi di rumors, Spider-Man entra a far parte dell'universo Marvel. L'entrata dell'Uomo Ragno cambia un po' gli equilibri degli studios di Kevin Feige. La comparsa in Captain America Civil War è stata confermata, così come il nuovo solo movie sul supereroe, che non avrà più il volto di Andrew Garfield. E proprio il nuovo reboot su Spidey, fissato al 28 luglio 2017, ha costretto Marvel a modificare la propria tabella di marcia, facendo slittare la data di uscita di alcuni dei titoli più attesi della fase 3. Thor Ragnarok arriverà in sala il 3 novembre 2017 e non più il 28 luglio. Black Panther il 6 luglio 2018. Inhumans arriverà il 12 luglio 2019. Captain Marvel il 2 novembre 2018. Non si sa ancora se vedremo Spider-Man anche in Avengers Infinity War. Vi piacerebbe? Vi terrò aggiornati. Al prossimo video!